Santa Faustina ha sofferto molto nella sua vita e per questo motivo ha molto da insegnarci sul dolore. Possiamo distinguere tre categorie di sofferenze di Santa Suor Faustina: quella spirituale, la sofferenza fisica, psicologica e quella legata alle stimmate. Sofferenze strettamente spirituali che ha vissuto Santa Faustina possono essere divise in due gruppi, quelle esterne e quelle interne. Le sofferenze esterne derivavano dalle reazioni di varie persone che di fronte ai patimenti di Santa Faustina e al suo comportamento reagivano in modo per lei doloroso. Critiche, maldicenze, morbose curiosità. Queste reazioni consistevano spesso in giudizi ingiusti nei suoi confronti. Le sofferenze spirituali interne erano legate all'esperienza di contraddizioni interne, ai dubbi, alle tentazioni, al timore di lasciarsi illudere, alla disperazione e al senso di abbandono da parte di Dio, allo smarrimento temporaneo nella direzione spirituale, alle pene causate da peccati umani, alla fatica di sopportare pazientemente le persone moleste. Ascoltiamo qualche passo tratto dal suo diario. Tutto ad un tratto la mia anima è stata immersa in grandi tenebre interiori. Invece che di gioia, la mia anima era piena d'amarezza ed il cuore veniva trafitto da un dolore acuto. Mi sentivo tanto misera e indegna di questa grazia e nella consapevolezza di tale miseria e indignità non avrei osato nemmeno avvicinarmi ai piedi della più giovane delle postulanti per baciarli. Le vedevo in spirito belle e care a Dio, e vedevo me stessa come un abisso di miseria. Terminata la predica, fra le lacrime e le sofferenze, mi gettai ai piedi di Dio nascosto. Mi gettai nel mare dell'infinita misericordia di Dio, e solo lì trovai sollievo, e sentì che tutta l'onnipotenza della sua misericordia mi abbracciava. O Santissima Trinità, confido nella tua infinita misericordia. Il Dio è mio Padre, quindi io, come sua figliola, ho ogni diritto sul suo cuore divino. E quanto più grandi sono le tenebre, tanto più decisa deve essere la nostra fiducia. Non riesco a comprendere come si possa non aver fiducia in colui che può tutto. Con lui tutto, senza di lui nulla. Egli, il Signore, non permetterà né lascerà che restino confusi coloro che hanno posto in lui tutta la loro fiducia. Sebbene abbia sentito più di una volta la voce della tentazione che mi gridava «Scendi dalla croce», la potenza di Dio mi ha sorretta. Una misteriosa forza divina mi sostiene e mi rafforza. Desidero bere il calice fino all'ultima goccia. Come abbiamo chiarito nelle catechesi precedenti, la sofferenza diviene veicolo di grazia e di salvezza. Santa Faustina riceve la missione di essere profeta per ricordare agli uomini con quanto amore e sacrificio Cristo ci ha redenti. Santa Faustina soffre per conformarsi a Cristo, offrendo le proprie sofferenze per la salvezza delle anime. Santa Faustina ha dato un significato nuovo alle sue sofferenze, brutte, ma ha imparato a viverle dando loro un senso per mezzo della fede. Lei provava dolore, ma intuisce che il Signore Gesù è capace di usare la sua sofferenza per un bene più grande, per la salvezza delle anime, perché il Signore è capace anche di questo. Ascoltiamo la testimonianza di Camillo. Nella mia vita spirituale sono state tantissime le sofferenze che ho vissuto. Paura, vuoto, tristezza, angoscia, sconforto, solitudine, abbandono.
come molti, ho incontrato il Signore nella mia vita in un momento veramente difficile. Da allora sono trascorsi solo 7 anni. Mi trovo a Roma quando ricevetti in dono il diario di Santa Faustina. Iniziai a leggerlo e da allora non ho più smesso. Scoprì così la profondità e la grandezza spirituale di questi scritti. Ne sono uscito completamente guarito da tutte quelle situazioni dolorose che provavo. Capì che Gesù stava lavorando nella mia anima. Nella mente sentivo affiorare continuamente dei dubbi che mi volevano convincere che le mie preghiere erano inutili. Ma Gesù nel diario mi ripeteva continuamente: non puoi peccare di sfiducia. E me l'ha ripetuto così tante volte che adesso questa verità è impressa profondamente nella mia anima. Santa Faustina scrive: tutte queste prove sono pesanti e difficili, e Dio non le manda ad un'anima che in precedenza non sia stata ammessa ad un profondo rapporto con Lui. La Santa Messa, la Santa Comunione giornaliera, la confessione mensile, la parola di Dio, l'immagine di Gesù misericordioso, la recita della coroncina, l'ora della misericordia, la novena, la festa della Divina Misericordia e l'offerta delle proprie sofferenze a Dio sono tutti insegnamenti scoperti e meditati giornalmente nel diario di Santa Faustina. Continuamente nel diario leggevo frasi tipo: non temere, io sono con te. Decisi di partire per Cracovia per chiedere consiglio e un po' di discernimento alle sorelle della congregazione. Da loro sono stato ascoltato, seguito e incitato a vivere ancora più profondamente questo meraviglioso mistero, fino al punto da amarlo così tanto da non riuscire più a tenerlo solo per me. Come poter far questo? Diventando io stesso apostolo della Divina Misericordia in Faustinum, col desiderio che ogni anima possa uscire da ogni sorta di difficoltà con l'unico infallibile mezzo, l'abbandono totale e la fiducia in Dio. Una frase in particolare ancora oggi risuona nella mia mente: più un'anima ha fiducia e più ottiene. Gesù, confido in te. Viviamo in un mondo in cui la fiducia deve essere conquistata. Il libro dei Proverbi, tuttavia, indica chiaramente che è la fiducia in Dio il punto dal quale ogni giorno dobbiamo cominciare. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non affidarti alla tua intelligenza. Riconoscilo in tutti i tuoi passi ed Egli appianerà i tuoi sentieri. La maggior parte di noi ha affrontato nella vita delusioni che ci hanno insegnato che non possiamo dipendere solo da noi stessi. Ma per vivere la vita che Dio ci propone, dobbiamo imparare a riposare nella saggezza di Dio, fidarsi di Dio. Nel Vangelo di Giovanni, il Signore ci ricorda che tutto quello che sopportiamo per amore accade a causa del suo nome. Il mondo ha odiato Gesù, per questo motivo il mondo ci odia. Siamo perseguitati perché Cristo è stato perseguitato prima di noi. Ascoltiamo il commento di Don Lorenzo. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Perché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto: il servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Perché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo.
il grande dono della fede in Gesù è un'elezione, una scelta del Signore che è entrato nel nostro cuore e ci ha tratti a sé. Questa scelta di Gesù, se la accogliamo, ha come conseguenze che ci toglie dal mondo. Il mondo non è più lo stesso di prima. Vediamo il mondo, la vita e gli altri con un altro sguardo, quello di Gesù. Questa vocazione ci spinge a un cambiamento di vita che ci distingue, ci separa dal modo di vivere e pensare del mondo. Il nostro universo mentale di prima è stato rovesciato. Non possiamo quindi tenere il piede in due scarpe. Se crediamo in Cristo, dobbiamo abbandonare il modo di pensare corrente e anche vedere le nostre relazioni cambiare. Appartenere a Cristo è una chiamata radicale e significa sacrifici. Oggi più che mai, il Cristo porta separazione dal mondo e dal nostro mondo. Oggi assistiamo a dei cambiamenti della mentalità del mondo che cerca di imporci come normale l'aborto, l'eutanasia, i rapporti sessuali senza limiti alcuni, con un traffico crescente non solo di organo, ma dei figli stessi che diventano beni che si fabbrica e si vende. Oggi più che mai essere cristiano significa non essere del mondo e di conseguenza essere odiati dal mondo. Essere di Cristo e accettare di vivere controcorrente, fino al rischio di essere emarginati e di disturbare il pensiero dominante che si vuole imporre pure con l'aiuto della legge. In questo raggiungiamo situazioni simili a quelle del Nuovo Testamento, della Chiesa dei primi secoli, come di ogni tempo di persecuzione. Il Signore Gesù ci dice: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. In quanto fedeli di Cristo, dobbiamo essere pronti a portare l'opprobrio di Cristo, non arrossire di Lui davanti al mondo, ed essere testimoni coraggiosi, anche quando costa. La fede cristiana non è una realtà privata e intimistica. Gesù aspetta da noi che ci schieriamo dalla sua parte e con quello che conta per Lui. In San Matteo il Signore ci dice: chi si vergogna del figlio dell'uomo davanti agli uomini? Il figlio dell'uomo si vergognerà di Lui davanti al Padre e ai Suoi angeli. Per questa conoscenza del Padre e del Figlio, i credenti entrano in una vita nuova, conoscono colui che è l'amore e possono vivere l'unione con questo amore fatto persona. Questa conoscenza è un dono più forte dell'inimicizia del mondo. Sappiamo che Gesù, inviato del Padre, divina misericordia del Padre, ci consola e ci sostiene nelle prove e ci colma di una gioia e una forza che il mondo non può conoscere. Ce lo dice il Signore stesso. Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Suora Emanuela legge per noi il diario di Santa Faustina nel 18° giorno delle riflessioni dedicate all'affidamento a Maria, Madre di Misericordia del mese di maggio. Dal diario di Santa Faustina. In tempo di pace l'anima si sottopone a sforzi come fa in tempo di battaglia. Deve esercitarsi e molto, diversamente nemmeno parlarne di vittoria. Il tempo di pace lo considero come il tempo di preparazione alla vittoria. Deve vigilare continuamente. Vigilanza è ancora una volta vigilanza. L'anima che riflette ottiene molta luce. Un'anima dissipata si mette da sola in pericolo di cadere e non si meravigli se poi cadrà. O Spirito Divino, guida dell'anima, saggio è colui che tu trasformi,
ma affinché lo Spirito Divino possa agire in un'anima, occorre silenzio e raccoglimento. O Gesù mio, benché una notte buia mi circondi e nuvole oscure mi velino l'orizzonte, so tuttavia che il sole non si spegne. O Signore, benché non ti possa comprendere e non comprenda il tuo operare, confido però nella tua misericordia. Come allora alimentare la fiducia in Dio nel tempo delle sofferenze spirituali? Ascoltiamo. Inizialmente, imparare a dipendere da Dio. L'unico modo di farlo è scoprire che abbiamo bisogno di gridare a Lui. Quando preghiamo, riconosciamo che i progetti di Dio, le sue vie, sono superiori ai nostri. La Bibbia promette che quando ci rivolgiamo a Dio in preghiera, Egli ci ascolta. Consegniamo giorno per giorno le chiavi della nostra vita a Dio, fiduciosi che saprà come condurci anche nelle nostre vie. In secondo luogo, fuggi dal male. Ci sono tante cose che possono ostacolare il nostro rapporto con Dio: la concupiscenza della carne, degli occhi e la superbia della vita. Scopriamo così che dobbiamo andare alla fonte delle benedizioni, a Dio, concentrandoci sulle cose che Egli gradisce. Fuggire dai desideri che ci attirano lontano da Dio comporta spendere del tempo per gridare a e appoggiandosi solo a Lui. Terzo, metti Dio al primo posto. Valuta te stesso con la parola di Dio. Per misurarci, dobbiamo conoscere la verità che viene da Dio e che troviamo nella Sua parola. Ecco perché è necessario silenzio e raccoglimento. Il punto di partenza in questo sviluppo è il dono della fede, che conferisce la conoscenza del mistero della misericordia divina. Suor Faustina chiedeva al Signore Gesù di ricevere una grande intelligenza per conoscere meglio Gesù stesso. Questo ha compreso Santa Faustina. Più conosce Gesù, più ardentemente lo ama. Grazie alla fede, Suor Faustina conosceva sempre meglio Gesù e in particolar modo il suo più grande attributo, la misericordia. La conoscenza del mistero della misericordia è la base, è il fondamento dell'atteggiamento di fiducia. Più Suor Faustina approfondiva il mistero della misericordia divina, più aumentava nella sua vita la fiducia per il Signore Gesù. Un ruolo importantissimo nello sviluppo dell'atteggiamento di fiducia nella vita di Suor Faustina l'ha avuto la sua prassi continua, che consisteva nell'unione con Gesù misericordioso, che abitava nella sua anima, e la contemplazione del mistero della divina misericordia nella quotidianità della vita. L'unione con Gesù mediante i sacramenti, un atto concreto d'amore, una giaculatoria, alimentava l'atteggiamento di fiducia nei confronti di Dio Padre. Nel tempo delle esperienze spirituali dolorose, la mistica non cercava la consolazione dagli uomini, ma si recava a pregare davanti al tabernacolo. La crescita della fiducia in Dio necessita una continua conversione per imparare ad abbandonare la logica del pensare umano per avere fiducia in Lui e di conseguenza accettare e adempiere la sua volontà. Di fronte ai fatti della vita, in questo mondo difficile, a volte possiamo chiederci se Dio si sta prendendo cura di noi. Ci viene da chiedere: perché accadono cose brutte? Dov'è Dio quando ho bisogno di Lui? Gesù ha promesso di inviare lo Spirito Santo alla Chiesa.
vera bussola spirituale. Nella nostra giornata lo Spirito Santo desidera guidarci, condurci in tutta la verità e proteggerci. La fiducia è un atteggiamento molto concreto, perché viene verificata esplicitamente dall'adempimento della volontà di Dio. Il metro di misura, la verifica della fiducia, è quindi l'esecuzione della volontà di Dio. Se l'uomo veramente ha fiducia in Dio, sa che egli non desidera nient'altro che il bene terreno ed eterno dell'uomo, che la volontà di Dio è il dono della sua misericordia, perciò la esegue indipendentemente se essa concordi o non concordi con i propri sentimenti e con la logica della sua ragione umana. Anche per mezzo delle tempeste della vita, Dio userà le sofferenze spirituali come delle sfide per modellarci. Quando ci renderemo conto di questo, la nostra prospettiva rispetto a quanto accade si ribalterà completamente e non vedremo più le nostre battute d'arresto solo come dei fallimenti, bensì come dei momenti in cui Dio, come Padre amorevole, opera in noi. Gesù, confido in te.